Alessia Nello, volontaria del Centro Studi Futura Progetto Ingrid Bergman con sede in Filadelfia, ed insieme ai miei colleghi Elisabetta De Cicco, Ermio Federico Gugliotta, Simone Barciucca, Maria Elisa Tolchia e Francesca Rondinelli. Stiamo realizzando l'ordine di servizio numero 6, il cui fine è la stesura di un articolo di giornale di un argomento inerente al tema del nostro progetto. Io e i miei colleghi abbiamo deciso di approfondire il tema della didattica a distanza e come la stessa abbia influito sulla componente sociale e relazionale nei giovani. Sappiamo infatti bene che la scuola è la più importante agenzia educativa nella nostra società. Infatti, insieme alla famiglia, essa contribuisce alla crescita dei ragazzi non solo dal punto di vista formativo e didattico, ma anche per l'aspetto soprattutto socio-relazionale. Infatti, la didattica a distanza, da un lato, ha sì cercato di ricostruire, almeno virtualmente, il gruppo classe, dando così la possibilità ai ragazzi di incontrarsi nelle aule virtuali, e quindi poter ritrovare compagni, insegnante. Allo stesso tempo ha cercato quindi di mantenere il rapporto costruito con gli stessi. D'altro canto, le criticità riscontrate sono tante. Prima tra tutte, sicuramente l'assenza dei dispositivi e dei supporti tecnologici che consentono la partecipazione di tutti alla lezione, alla didattica. Altra criticità riscontrata è sicuramente la mancanza di competenze specifiche da parte del corpo docenti, per non parlare poi dell'appiattimento della dimensione relazionale del rapporto tra alunno e insegnante, che è caratterizzato proprio dall'assenza del contatto umano, della gestualità e di una comunicazione diretta che renda piacevole e stimolante il processo di apprendimento. Ulteriore criticità riscontrata e poi su cui occorre porre particolare attenzione è l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali come il BES, con disturbi specifici dell'apprendimento, DSA, o affetti da disabilità fisica e cognitiva. Questi studenti infatti necessitano della presenza di figure specifiche e specializzate che agevolino il loro processo di apprendimento, ne promuovono l'autonomia, l'inclusione, la comunicazione e anche la socializzazione. È chiaro quindi che la didattica a distanza può funzionare solo come sostituzione forzata, perché la scuola è altro. La scuola è un sistema fatto di relazioni autentiche che porta i ragazzi ad apprendere attraverso le emozioni, perché certo educare non è travasare contenuti in modo sterile e distaccato. Ringraziamo il Servizio Civile Universale e in particolare il Centro Studi Futura che ci ha permesso di approfondire questa importante tematica. Vi ricordiamo inoltre di seguirci sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram.